cavallette di Lagano dalla piana di Ottana sono adesso arrivate anche in collina. Danni pesanti per allevatori e agricoltori e per i ristori servono anni. E si estende la porzione di territorio invasa dalle cavallette, dalla piana di Ottana. Ormai questi voracissimi insetti sono arrivati fino in collina. Sentiamo l'inviata Chiara Zammitti. Quando si spostano sembra di sentire il crepitio del fuoco e come dopo un incendio, anche se non bruciano ma mangiano, sul terreno è tutto nero e a digiuno rimangono gli animali da pascolo a meno di non acquistare i mangimi con costi diventati ormai insostenibili. Ho iniziato che lo stavo pagando intorno ai 32-33 euro al quintale, adesso siamo già intorno ai 50 e non è poco la differenza. Sempre peggio, dice chi qui vive e lavora. Quest'anno le cavallette sono molte di più dello scorso, ma non solo, sono anche arrivate almeno due mesi prima e ormai hanno raggiunto i territori collinari in piena barbagia di ollolai. E c'è chi scommette che arriveranno ad invadere anche orti e giardini dentro i centri cittadini a causa anche del riscaldamento globale, dei cambiamenti climatici. Più caldo è, più si moltiplicano e più creano problemi e più desertificano il resto della Sardegna. Questa è una questione di desertificazione proprio delle campagne. La mancanza di questi e poi l'uomo fa la sua parte naturalmente creando delle situazioni forse non proprio idonee per la tutela del territorio, per la tutela del territorio. Un disastro economico per tutto il territorio, pastori, allevatori e agricoltori che nonostante gli stanziamenti rischiano di aspettare anni prima di ottenere un seppur minimo risarcimento del danno. È assolutamente fondamentale che vengano liquidati in tempi brevi proprio perché abbiano effettivamente l'efficacia di dare un aiuto alle aziende che questi danni e queste perdite in realtà le possono già contare.